Tra le 7 di sabato sera e le 7 di domenica mattina si stima che quasi 500.000 di persone si sono recati giù in città per partecipare alla prima edizione della Nuit Blanche Torontina. Sicuramente con questa Nuit Blanche, con questa notte bianca, la città di Toronto ci dimostra che sta cambiando pelle. La città diventa più interessata a vivere la notte, più motivata a spendere energie, risorse e tempo per godersi eventi culturali serali, e soprattutto ci dimostra che la città può essere vissuta per eventi appunto culturali o ricreativi là dove normalmente si vive in Europa, cioè al centro della città. L'evento, ideato e tenuto a scopo di celebrare le arti, ha dato al pubblico torontino l'opportunità di vedere diversi lavori d'arte, visitare installazioni concettuali, ascoltare musica e in alcuni casi partecipare direttamente nella creazione di un lavoro d'arte. In questa installazione ha partecipato la AIM Toronto, che è un'associazione di musicisti improvvisatori a Toronto. Si tratta di un tipo di musica in cui la partecipazione del pubblico è indispensabile, e per cui Joe, che ha diretto il pezzo, ha in pratica trasformato il pubblico in un'orchestra. I was inspired by this very democratic way of deciding and working out things to make a sculpture that would allow more people to participate in that process. Le arti sono, come ho detto prima, il mezzo di espressivo secondo me più efficace per far conoscere un proprio pensiero, più di qualsiasi altro mezzo culturale. Arti visive, arti grafiche, arti musicali, sono tutte espressioni che hanno bisogno di essere continuamente rinnovate, e la presenza di giovani, ripeto, secondo me è molto importante proprio per questo. Laura D'Aprile, Omni News.